terza vittoria consecutiva. Partiamo da questo dato, maturata secondo me con un buon secondo tempo, il primo un po' meno. Ma il primo un po' meno apparentemente, perché abbiamo sbagliato sul piano tecnico tante situazioni, dando qualche vantaggio a loro. Tanti palloni abbiamo recuperati pressando alto e facendo dei break importanti, e tante volte abbiamo anche sbagliato a dosare il passaggio, il gesto tecnico, il controllo, la scelta di gioco. Però nel frattempo eravamo sempre solidi dal punto di vista difensivo, abbiamo concesso poco. Sono anche entrato in campo alla fine del primo tempo, visto che veramente più passavano i minuti e più il terreno di gioco era irregolare, per cui tecnicamente abbiamo sbagliato qualcosina nel primo tempo, secondo tempo molto meno, poi è chiaro che l'abbiamo sbloccata e poi noi manteniamo sempre le tre davanti e a quel punto avevamo più spazio, loro hanno perso un po' gli equilibri, abbiamo avuto tante volte la possibilità di chiuderla. Ecco, conoscendo Auteri, secondo me è un po' arrabbiato perché sull'1-0 il secondo gol doveva arrivare. No, ma quando si sbagliano le conclusioni può succedere, nessuno è perfetto. Io non voglio dire, è chiaro che rimane il rammarico perché potenzialmente l'occasione per chiuderla la partita è 4-5 volte la tiene in bilico, però poi l'importante è non sbagliare le scelte, non essere egoisti. Stasera non siamo stati egoisti in tante situazioni. Sì, potevamo chiuderla. Nel frattempo abbiamo sempre difeso bene, con ordine, con compattezza, con solidità. E a voler cercare proprio il pelo nell'uovo gli ultimi 10-12 minuti siamo stati un po' emotivi, avremmo potuto in alcuni momenti gestire un po' di più la palla, anche se francamente bastava fare 2-3 passaggi e trovavamo sempre campo aperto, perché poi ripeto, avevamo messo anche tre attaccanti veloci con gamma e quindi è chiaro che abbiamo avuto qualche vantaggio. La trasformazione di Rasi, le volevo dire, Auteri, e rispecchia proprio quello che ha detto lei poco fa, perché nel primo tempo Rasi ha sbagliato un po' di controlli, con un po' di qualità nel piede poteva mandare Dursi spesso in porta. Nel secondo tempo è diventato uomo assist straordinario. È diventato devastante, ho detto prima, abbiamo sbagliato, ma non solo Rasi. Abbiamo sbagliato qualcosina dal punto di vista tecnico nel primo tempo e quindi neutralizzando quello che di positivo facevamo, perché abbiamo aggredito bene, una squadra ben organizzata, ben allenata, una squadra che sa giocare a calcio, ma noi abbiamo sempre provato a chiuderli alto, anche con efficacia, perché ripeto, abbiamo fatto dei break importanti. Complessivamente la ritengo una vittoria meritata, perché poi abbiamo creato tanto, però l'abbiamo fatta contro un Imolese buona, molto buona, lo avevo già visto, lo avevo già detto, è che è squadra ben allenata. Mi commenta il ritorno in campo di Meuscia dal primo minuto, perché questa scelta con Diambo, che aveva comunque fatto gol e fatto bene nelle due precedenti, e come valuta la sua prestazione? Memusciai bene, non ha giocato Giambo perché fra 3 giorni si rigioca e perché nell'alternanza dei ruoli questi siamo. Anche con Pompetti potrebbe esserci l'alternanza? No, Pompetti è un giocatore che dal punto di vista fisico sta bene, a differenza di Giambo e Memusciai. Un po' Memusciai per l'età che ha, un po' Giambo per la non continuità fisica, ma Pompetti è un giocatore che fra 3 giorni è in grado di fare una grande partita di nuovo, come ha fatto oggi, perché giocatore integro e che sta bene dal punto di vista fisico, per cui recupera, e quindi è stata nell'alternanza. Giambò avrà di nuovo la possibilità di giocare, ma nel frattempo sono contento perché è entrato bene in partita. Allora io do la linea a Massimo Profeta. Massimo, ho l'auricolare io, poi voglio chiedere qualcosa sull'Ancona perché non ci sarà la conferenza stampa, quindi cercheremo di capire qualcosa del prossimo avversario. Massimo. No, intanto io volevo proprio sottolineare la prestazione di Alessio Rasi, la crescita è stata esponenziale di questo ragazzo. Lei ieri ha strigliato Nzita, la risposta di Rasi mi pare evidente, insomma Rasi si sta prendendo sempre di più questa maglia da titolare. Diceva Massimo Profeta da studio che ieri lei in conferenza ha strigliato in maniera chiara e forte Nzita, la risposta di Rasi è stata importante in campo. No, ma Nzita... Zita è un giocatore di grandissime qualità, deve crescere dal punto di vista mentale, cosa che Rasi fa. Rasi dal primo giorno si allena veramente sempre a 1000 all'ora, e questo è il modo per migliorarsi, e poi si vede dalle partite. Ma ripeto, io non abbandono nessuno, avremo bisogno di tutti. Zita è un giocatore importante, un capitale importante alla società, avrà tempo se lui avrà voglia e possibilità di recuperare. Un'altra domanda, Massimo, prima di chiudere con l'Ancona?
No, ecco, appunto, io volevo chiedere, così introduciamo l'argomento. L'Ancona è una squadra, secondo me, è la rivelazione di questo campionato. Non so se è d'accordo Gaetano Auteri, stessi punti del Pescara, con una squadra comunque normale, che non doveva fare questo tipo di campionato. Ha passato, ha attraversato una fase delicata, adesso come il Pescara 3 vittorie consecutive. Tra l'altro una squadra che segna tantissimo. Dice Massimo Profeta da studio, per cominciare a parlare dell'Ancona, una squadra molto ben allenata, una squadra che come il Pescara arriva da 3 vittorie consecutive, non ha grandi nomi in organico, ma è una squadra che sta molto bene. Ma loro proseguono un percorso di lavoro. È la sorpresa del campionato? Per me no, perché li avevo già visti prima della prima di campionato, e c'hanno davanti, hanno giocatori importanti che non danno punto di riferimento, di tecnica, di gamba, di velocità, squadra che gioca a calcio, squadra che gioca a calcio, squadra che accetta il confronto, squadra che non ama subire. Già all'andata mi ha fatto una buonissima impressione e quindi ce l'andremo a giocare, noi abbiamo lo stesso spirito. Le faccio io allora qualche domanda per chiudere, quelle che le faccio di solito in conferenza sulla formazione. Ci potrebbe essere una chance per Iacobucci? Sì, probabilmente. Poi per quanto riguarda la difesa, ha trovato l'identità con i braccetti Giannis Veroli e Drudio Ingrosso? Ma no, ma non facciamo errori, a differenza di prima, errori individuali. Potrà cambiare qualcosa in difesa? Ma può essere, come no, vedremo, valuteremo adesso domani come hanno recuperato alcuni. E l'ultima sull'attacco, perché lei ha schierato sempre Ferrari, Dursi e Clemenza nelle ultime partite, potrebbe aver bisogno di recuperare. Valuteremo, cioè, Ferrari può giocare? Può giocare, vedremo, valuteremo domani, ma nel frattempo abbiamo tanti giocatori e comunque presenteremo sempre la stessa faccia.